patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video e buon anno! In questo video voglio farvi una specie di aggiornamento sulla My Eyebrow Routine, perché nel corso del tempo è cambiato, sono cambiati i prodotti, è cambiato il metodo con cui faccio le sopracciglia e molte l'hanno notato e molte me l'hanno chiesto, quindi ho deciso di fare questo video proprio per quelle che me l'hanno richieste e anche perché comunque dovevo aggiornare la My Eyebrow Routine. Quindi ho i capelli che cadono ovunque. Una ragazza su Instagram, ora perdonami, non ricordo il nome, mi aveva chiesto innanzitutto se potevo fare questo video. Poi mi aveva chiesto se questo metodo di sopracciglia all'americana, ossia sopracciglio ben definito e l'interno del sopracciglio sfumato, si poteva applicare anche per delle sopracciglia già folte di suo, piene e naturali. Sì, puoi fare questo effetto con tutti i tipi di sopracciglia, perché comunque l'effetto che dai alla parte iniziale delle tue sopracciglia lo vai a dare tu col pennello. Poi nel corso del video comunque lo vedrete, che sia matita, che sia ombretto in polvere, che sia cera o che sia comunque un gel per le sopracciglia, come in questo caso quello che utilizzo io. L'importante è andare a sfumare dalla parte più scura del vostro sopracciglio verso l'interno del vostro viso con il pennello, in questo modo creerete questo effetto degradé. Poi con il correttore, ripeto, vedrete più avanti, andrete ad omogenizzare il tutto, a rendere tutto più naturale e non questo sfumato stile monociglio. Ma comunque è veramente una cavolata, ci vuole tanta pratica, è normale che magari uno all'inizio non ci riesca. Io veramente ci ho messo, non dico mesi, ma settimane a fare un sopracciglio come dicevo io, a fare le sopracciglia come volevo io, come vedevo nelle foto, e tuttora non mi vengono come voglio io, nel senso che vorrei proprio anche l'effetto con due colori diversi, quindi la parte esterna più scura e la parte interna più chiara. Questo perché dovrei creare due colori sul sopracciglio, quindi magari più avanti prenderò un gel sempre di MAC però più chiaro per andare a fare la parte interna. Sarebbe veramente figo, verrebbe un sopracciglio proprio all'americana, top, favola, wow. Poi ovviamente dipende sempre da come siete abituati a fare le vostre sopracciglia, da che effetto volete, provate, sperimentate, insomma questa è la miglior cosa nel trucco. Quindi questo è tutto, queste sono le piccole accortezze, piccoli suggerimenti che vi volevo dare. Se magari avete anche altre domande fatemele, poi rispondere in un video, se magari non faccio in tempo a rispondere nei commenti come ultimamente sto facendo purtroppo, ahimè, scusatemi. E niente, io vi lascio il video tutorial, spero vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video con questo tutorial su questo trucco, che sarebbe la My Makeup Routine aggiornata. Anche questa era ora, perché adesso oramai è cambiato un po' di prodotti. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Con un pennello angolato ed il Fluid Line Brow Gel Cream nella tonalità Deep Dark Brunette di MAC, vado a delineare e a creare i contorni delle mie sopracciglia. Come vedete la parte finale non esiste, quindi vado a crearla e ad alzarla leggermente. In questo modo andrò ad aprire il mio sguardo. Se in questo passaggio sbagliate o sbordate, non vi preoccupate, perché successivamente col correttore andremo a ripulire tutto. E visto che sono sfigatissimo, il pelo delle mie sopracciglia parte poco dopo l'angolo interno dell'occhio, inizio ad allungarlo, sempre con lo stesso pennello, senza prelevare nessun prodotto in più. Vado a sfumarmi verso l'interno, la parte iniziale delle sopracciglia. Non vi spaventate se sembrate marrabbio, ma non c'è problema. Con il correttore andrete poi a ripulire, quindi vado a creare una linea appena dopo le mie sopracciglia e a sfumarla verso il basso. Andrò a fare la stessa identica cosa anche per la parte superiore, quindi traccio la mia linea, definisco bene il contorno delle mie sopracciglia e poi vado a sfumare verso l'alto questa volta. Vi consiglio un correttore di una tonalità più simile alla vostra, al colore della vostra pelle, non troppo chiaro e neanche troppo scuro, altrimenti sarà evidente lo stacco. Vi consiglio inoltre un correttore abbastanza cremoso, che non sia né troppo duro da stendere, quindi molto difficile, né troppo morbido, quindi liquido, perché altrimenti non coprirete niente. E per ultimo vado a creare questo effetto sfumato all'inizio del sopracciglio con la punta del pennello, senza sporcarlo ulteriormente di correttore, quindi vado semplicemente a fare questi movimenti. E voilà, questo è il risultato finale. Se sarete soddisfatte potrete procedere con la base.